Ragazzi, ciao, come va? Tutto bene? Spero di sì per tutti, dai. Stasera mi preparo un piatto un po' sperimentale. Vediamo un po' cosa mi servirà. Allora, un hamburger di carne, funghi portobello, questi sono praticamente dei funghi coltivati come gli champignon, solo che sono belli grossi. Praticamente svolgeranno la funzione che svolgerebbe il pane. Cipolla rossa, di modo che sia dolce, non tanto aggressiva. Formaggio, qui c'è un pezzettino di provola affumicata, delle sottilette, un po' di pangrattato, pepe, aglio granulare, un pochino di timo, del preparato granulare per brodo, e un po' di prosciutto crudo. Adesso non so bene come effettivamente amalgamerò queste cose, perché volevo fare appunto questo qui più grosso con l'hamburger e questo qui più piccolino magari con formaggio e prosciutto. Niente, adesso comincio un attimo a sistemare la cucina e vediamo come si procede. Allora, come prima cosa pulirò i funghi. I funghi io cerco, se possibile, di non lavarli completamente, quindi prendo un po' di carta di quella da cucina, la bagno sotto il lavello e tolgo quello che possono essere delle impurità. Mediamente i funghi, appunto, che si comprano già confezionati sono abbastanza puliti, non c'è terra, non c'è sabbia, non ci sono cose particolari, quindi appunto faccio così. Ecco, poi rimuovo qua questo pezzo di gambo che è rimasto, in modo da rendere l'interno il più piatto possibile. Questi poi li butto perché vabbè, al momento non devo fare altro, però sì, questi si possono anche tenere da parte se uno poi volesse fare magari il giorno dopo un risotto, qualche cosa, vanno benissimo. Allora, qui anche qua, se uno volesse, ecco, per esempio, invece fare un ripieno di trita, queste potrebbe metterli assieme alla trita. Insomma, si possono fare diversi tentativi. Ecco. Allora qua tolgo ancora un pochino. Allora, io lo condisco in questo modo qua, quindi un po' d'aglio, qua le lamelle, a me l'aglio piace, quindi vado giù abbastanza abbondante. Pepe nero, e un po' di pane grattugiato. Questo perché il pane mi serve per assorbire eventualmente il sugo del fungo se dovesse rilasciarne. Se si fa cioè, insomma, come si può vedere, io non ho messo sale e non metterò sale nel fungo perché appena il fungo tocca il sale o il sale tocca il fungo, questo comincia a rilasciare acqua, quindi diventa praticamente uno straccio. Ecco, io riempio, insomma, metto nelle lamelline il pan grattato, ecco, così. E poi questi adesso li farò al forno, quindi praticamente prendo la mia placca, quindi niente olio, niente condimenti, soltanto così. Penso che volendo si possono anche fare su una piastra di quelle per fare, come si dice, tipo i toast, quelle cose lì, piuttosto che una bistecchiera, ecco, di modo che il caldo faccia un pochettino asciugare il fungo e
me lo renda, a parte che deve un po' cuocere, ovviamente che non è che si può mangiarlo crudo, me lo rende un pochettino meno, non so come dire, meno umido, toh. Ecco, adesso li passo al forno e intanto poi prepariamo il resto degli ingredienti, vediamo un po' come procede la cosa. Ecco, io ho un fornetto molto piccolo, elettrico, ventilato. Diciamo che inizialmente diciamo che gli lascio dentro tra i 5, 6, 7 minuti. Inizialmente cioè accenderò soltanto le resistenze in basso e i funghi li ho messi sul ripiano più basso, non so se si può vedere, ecco. Del fornetto, perché voglio che praticamente sotto le cappelle si cuociano bene, e anche se gli rimane quel pochettino di rosolatura, chiamiamola così, non fa male. Aspetterò qualche minuto e poi dopo lo converto e quindi accendo sia sopra che sotto, in modo che anche la parte di sopra col pangrattato prenda il suo colore, si cuoce, ecco. Può essere che magari lo sposto a metà forno invece che lasciarlo sotto, però adesso vediamo un attimo come procede la cosa. Io lo faccio così a spanne, purtroppo non ho una ricetta da poter dire fai così e fai cos'ha, perché insomma li tengo d'occhio e mi regolo ad occhio, eh. Dai, intanto andiamo a preparare quello che ci va dentro. Ok, ho preparato qua le cipolle e il prosciutto. Se si sente il rumore di fondo, purtroppo è il fornetto che la ventola porella sta andando, vabbè, finire male, quindi fa un po' casino. Quindi le cipolle io le taglio belle spesse, stiamo parlando circa quasi di un dito. Il prosciutto che voglio fare però con l'altro semi hamburger, perché sinceramente uno volendo potrebbe fare i due funghi, usarli esattamente come il pane, quindi un fungo sotto, un fungo sopra e in mezzo la farcitura. Io al momento non ho ancora provato, quindi mi astengo e ne voglio fare appunto uno in un modo e uno in un altro. Quindi, allora, adesso praticamente ho tagliato giù il prosciutto, e non è prosciutto di Parma per carità, cioè un prosciutto, chiamiamolo commerciale, volendo uno potrebbe farlo con del bacon, con della pancetta. Allora, come prima cosa farò dorare e come dire, arrostire un po' il prosciutto, lo tirerò fuori e lo metterò da parte. Poi nella stessa padella metterò le cipolle e l'hamburger e li cuocerò senza altri grassi, anzi con un poco d'acqua. Niente, dai, procedo e a po' a tra poco. Ok, il prosciutto si sta arrostendo, lo faccio ecco così. Non ci ho aggiunto altro, né olio né niente. Fiamma bassa, padella d'acciaio, quindi senza antiaderenza. Ho solo aggiunto un pochino di timo perché mi dava e un pochino di pepe, anche se come prosciutto è abbastanza salato, ecco, guarda, così, senza portarlo all'estremo, e direi che va bene così. Me lo metto da parte e procedo con il resto della preparazione. A tra poco. Ragazzi, nel frattempo che uno fa spadella, i nostri pufunghi qua non è che vanno lasciati abbandonati, eh? Quindi diciamo sono stati dentro circa appunto un 6-7 minuti, si vede un po' che fumano, non hanno fatto acqua, io li chiudo dentro nel fornetto, il fornetto è spento e li lascio lì al caldo. Adesso andiamo a preparare quello che serve per farcirli, quindi ci spostiamo dall'altra parte. E voilà.
Ok, allora nella padella dove ho arrostito prima il prosciutto inserisco le mie cipolle e l'hamburger, è un hamburger surgelato normale che si prende in qualunque, voglio dire, in qualunque posto. Non l'ho fatto scongelare prima, quindi adesso andrà un po' sistemato. E qua invece, ecco, allora qua invece una bella, bella, un po' di sale ci vuole perché le cipolle così rilasceranno il loro sughetto e poi comunque andremo poi ad aggiungere liquido, quindi come si è potuto vedere non ho messo né olio né condimenti né burro né niente. Ecco, allora io faccio un attimo prendere le cipolline. Le cose, un po' di pepe, un filino di timo sulla carne, ecco, allora qua va un po' bagnato, io ci metto un pelino di vino. Dopo averci messo un pelino di vino, mi tengo qui a portata di mano l'acqua e la padella la copro perché non mi deve evaporare. Alzo un pochettino la fiamma, appena appena però, perché ricordiamo che dentro non ci sono grassi, quindi la padella non è antiaderente e le cose si possono attaccare al fondo. Adesso si riscalda un attimo il vino e comunque vabbè, qualche minimo di grasso l'ha lasciato giù diciamo il grassino del prosciutto. Se uno usasse della pancetta, del guanciale per fare diciamo la farcitura, può usare il grasso che viene lasciato giù da queste cose. Allora vediamo un attimo. Già. Possiamo dare una girata alla carne. Io ci metto ancora un pelino di timo sempre sulla carne. Dopo chiedo scusa per la tosse, ma non mi abbandona. Adesso alzo ancora un pelino la fiamma perché deve riprendere il bollore e lascerà giù il sughetto. Allora io nel momento in cui, ecco, le cipolline, vedo che si asciuga un po' il vino, poi metterò l'acqua e assieme all'acqua metterò un pochettino di brodo, cioè di preparato granulare per il brodo vegetale. Perché mi dà un pochino di sapore in più. Uno può dire che non è naturale, non lo so, comunque insomma, voglio dire, ha il gusto, nel senso che questa parte può essere preparata come si vuole. Quella parte là, ecco, invece quella va preparata così. Poi dopo il condimento dentro di quello che uno ci vuole mettere lì c'è libertà assoluta. Questo è soltanto un esempio. Diamo una giratina. Le cipolle non è che devono rimanere così intere, cioè, io le ho tagliate così intere, ma dopo finirà che comunque vanno ad anelli ed è più comodo sistemarle. Ecco. Allora, il vino è praticamente evaporato. Io per andare a cottura delle mie cose alzo ancora un po' la fiamma, ci metto un pochino d'acqua, diciamo dai, circa un cucchiaino, forse anche troppo, però vabbè, a me piace saporito.
adesso, quindi aspetto proprio solo un attimo che riprenda il bollore. Al limite qui la carnina dove ho messo, la possiamo rigirare, ricopro e metto il fuoco basso, perché io le voglio stufate, non le voglio le voglio morbide, sia le cipolle sia la carne, non le voglio arrostite. Però ripeto, se piace e si vuol fare proprio un hamburger di quelli soliti, uno se tutte queste cose se le può fare alla piastra o al barbecue o come meglio preferisce, e poi comporre il piatto con i funghi che sono dall'altra parte. Attendo la fine della cottura e ci sentiamo appena è pronto. Ok, intanto che praticamente sta andando il condimento, ho levato i funghi dal forno e si può vedere lì che il pangrattato ha assorbito un poco della, come dire, dell'umidità del fungo. Ecco, in effetti la volta scorsa che li ho fatti non deve succedere così, nel senso che sì, li ho lasciati dentro un po', nel senso. Allora, ho finito la cottura, come avevo detto prima, di non tantissimi minuti, 5, 6, 7, 8, ecco. Poi ho pensato di lasciarli dentro al caldo e non è stata una buona idea, perché come si vede il fungo ha cominciato a mettere fuori acqua. Probabilmente l'altra volta ho acceso invece, la volta precedente ho acceso la resistenza di sopra e li ho anche arrostiti dalla parte di sopra, comunque non si sono spappolati perché appunto il pangrattato ha fatto quello che doveva fare, cioè assorbito l'acqua che il fungo ha lasciato fuori. Adesso sto terminando la cottura in padella di quello che ci va dentro, è ancora coperto, andiamo a darci un'occhiatina sperando che metta fuoco. Sì, dai. Allora, l'hamburger è a posto, la cipolla come si vede è diventata ad anelli, ha assorbito sia la cipolla che l'hamburger, hanno assorbito il condimento, anzi l'hamburger ha anche appeso un bel colorino lì. Ecco, io direi che sono pronto. Basta, spengo tutto e passo a farcire i funghi e ci vediamo fra un attimo. Ok, è il momento di farcire il nostro preparato. Allora, io, e qui ripeto, chiunque può sbizzarrirsi come vuole. Allora, ho affettato della provoletta molto sottile perché si deve sciogliere, io rimetterò tutto in forno e quindi il formaggio deve sciogliersi in poco tempo, infatti userò una sottiletta per coprire uno della provola per l'altro e non può stare dentro molto. Allora, comincio con un pochino di cipolla, forse ho anche esagerato con le dosi, credo che avanzerò qualcosa, però così a occhio. Ecco, questo è quello di carne, quindi ho messo un po' di formaggio, metto il mio hamburger, metto ancora un po' di cipollina, ecco, se uno volesse a questo punto questa parte, vabbè, io purtroppo nella confezione c'era questa parte piccola, ma avendo una parte grossa come quella la farcisce allo stesso modo, li metti un attimo in forno, si scioglie il formaggio, qua si forma e si scioglie là, se ne mette uno sopra l'altro e c'hai un panino. Ecco. Allora, mi sembra che così può bastare.
tanto è tutta roba cotta, deve solo andare in forno a sciogliersi. Adesso ci metto sopra la sottiletta, però se gliela metto adesso, la sottiletta lasciamola in frigorifero prima, come dire, non tiriamola fuori, di modo che arriva fredda e ci mette un po' di più a sciogliersi sopra, perché questa è già calda, gliela metto sopra e si scioglie. Nel caso si ritenga, si può un pochino di sale, va bene in questo momento, sotto no, perché se no, ripeto, il fungo comincia a buttare acqua e è finita. Infatti ho messo il formaggio sotto tra la cipolla e il fungo per preservare la cosa. Qui però, se uno vuole, grattatina di formaggio, pelo di pepe. E aspetto a mettere la sottiletta proprio nel momento prima che li metto dentro. A questa parte qua invece volevo fare così. Ritorna in gioco il mio prosciutto crudo, che tutto sommato sarà una maialata, ma io ce ne metto qualche pezzettino anche di qua. Forse potevo metterlo anche sotto, sì, perché di qua è tanto. Dai, mettiamo così. Adesso tirare su tutto l'ambaradan. Forse anche no, però così. Qui ci sta ben così. Ecco, il prosciutto è molto salato, quindi se lui rilascia sale, quello sotto farà quello che non deve fare. Sto assaggiando il prosciutto, eh? Si sente? Ma il cuoco deve, perché se deve correggere qualcosa, è il momento di farlo. Allora qua ci mettiamo sopra una bella fetta di provoletta, si scioglierà. La metterei anche di qui, ma ho aperto la sottiletta. Dai. Un pezzettino qua, ci mettiamo la sottiletta e a questo punto, dai, mettiamoci ancora un pochino qua e basta, dai, se no viene veramente una maialata. Mettiamo in forno. Allora, a questo punto accendo, metto sui 200 gradi, il ventilato è sopra e sotto, però lascio un pochettino aperto qua, di modo che le resistenze come dire, si riscaldino al massimo e mi fanno un po' di gratinatura. Un po' usciamo, ecco fatto. Quindi la resistenza sotto mi asciugherà un pochettino il fungo e quella sopra mi fa sciogliere il formaggio. Lascio appena uno spazietto qua di apertura, di modo che la resistenza, siccome non riesce a creare il calore che ho impostato sul fornetto, comunque mi irradia molto quello che c'è dentro. Dai, aspettiamo un attimo, aspetto un attimo e ci sentiamo fra poco. Ecco, sono dentro e si sta sciogliendo il formaggio, proprio perché tenendo un po' la porta, beh, adesso ho esagerato per carità, se no non si vedeva, ma tenendo un pelo aperta la porta del forno, le resistenze sia sopra che sotto lavorano al massimo della potenza. È un po' come fa usare il grill, ecco, quindi la sottiletta di là si sta già sciogliendo e anche la scamorza, la sottiletta è stata, ripeto, nel frigorifero, quindi è uscita fredda, perché sennò appena tocca qualcosa di caldo cola, quell'altra aveva bisogno di un po' più di tempo, però tutte e due stanno andando bene. Ecco, purtroppo noto già che ho sbagliato una cosa, perché l'hamburger di lì sarà un po' difficile prenderlo e mangiarselo così, come
come, perché allora se avesse una parte, come posso dire, di sopra, uno lo prende con le due mani e azzanna, così non può prendere il formaggio di sopra, quindi ci vuole un coperchio, mettiamola così. Vabbè, comunque dai, se volete sperimentare sapete già che non dovete fare st'errore, quindi dovete tenere un po' più basso l'impalcatura della cosa, dai. Ok, ci sentiamo fra poco. Ragazzi, il risultato è questo. Manca la prova assaggio e adesso la faccio, né? E so già che lì questo qua è un po' altino e non vediamo un po' cosa riesco a fare. Quell'altro là invece è a misura di bocca. Vabbè, dai, però insomma, adesso a parte gli scherzi, è giusto anche far vedere se uno, come posso dire, in qualche modo sbaglia o come può venire fuori, come devono essere corrette le cose, no? Ecco. Quindi, ma non è che sia cattivo, né? L'unico problema di questo è che è alto e uno non lo può infilare in bocca completamente senza toccare il formaggio. Ecco, se sopra ci fosse qualcosa, un coperchio. Non c'è nulla da dire, ecco. Dai, ci sentiamo tra un attimo. Vediamo il mio disastro di stasera. Dai, comincio da questo qui piccolino che si può azzannare. Non è male, il prosciutto è saporito, la parte di timo gli dà un buon sapore, non so, credo che si possa vedere, il fungo comunque ha rilasciato acqua, eh. Come ho detto, basta che tocca del sale. E il prosciutto è salato per forza, ecco. Quindi assolutamente nel fungo nessun tipo di sale o alimento che contenga sale prima che venga a contatto e ci rimanga pochi minuti, se no diventa proprio, ripeto, una cosa che non è cattiva, comunque sia non così, insomma, palatate, dai, mettiamola così. Quindi questa parte è andata bene. Adesso c'è il cimento su questo qua. Io ci provo, eh. Oh, dai, il formaggio si è un po'. Dai, buono. La carne, anche se non è arrostita alla piastra o comunque ha un ottimo sapore. L'ho cotta praticamente con dell'acqua. E quello che non era acqua era proprio ma ripeto, una stilla di quello che può aver rilasciato il prosciutto crudo. Buono, dai, è venuto un bene. Se volete provare, non è malaccio. Ragazzi, tanta salute a tutti. Dai, ciao.